Vieni. Ciao papà. Ciao Marta, che ci fai qui? Allora papà, devo dirti due cose. La prima è che c'è uno che mi piace. Ah. E poi ho trovato chi ruba i libri. Anzi, li rubava perché adesso non li ruba più. Ah, e lui ha denunciato questo delinquente? No. E perché? È lui quello che mi piace appunto. Il ladro? Sì, ma non è un ladro. Ma ruba, sì che è un ladro. Sono i libretti. E perché nessuno si ricopre? Sono libri di prima necessità. È che lui è sordomuto. Non ho capito. È sordomuto dalla nascita. Mi stai prendendo in giro, stai scherzando? No. A me sembra di sì. Senti papà, io sono venuta qui per questo, perché tu mi devi aiutare. Perché è difficile, è permaloso, ha una sensibilità molto molto complicata. Non so come prenderlo, ecco. Stasera, per esempio, dovevamo uscire e abbiamo litigato. Anche perché è anche diffidente. Sì, insomma, mi devi aiutare. Ti prego, papà, non so come prenderlo. Senti, Marta, tua sorella più piccola si è innamorata di un signore di 50 anni. Quell'altra sta cambiando orientamento sessuale. Tu ti stai innamorando di un cleptomane sordomuto eppure permaloso. Io non ti aiuto, perché questo per te non va bene, come non andavano bene gli altri, ok? Va bene, ti ringrazio.